Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro! Allora, in questa puntata un book tag, quindi una rubrica o un video speciale che potrebbe diventare virale. Potete partecipare anche voi, condividerlo nel format che meglio preferite, quindi attraverso un altro video oppure attraverso un post scritto o una carrellata di fotografie. Sbizzarrite la vostra fantasia e taggateci con la sigla Booktubers Book Tag. Questa è la nomenclatura che è stata data a questo tag, che è stato ideato in collaborazione con Francesco Camagna. È stato un piacere, di più è stata un'emozione e un divertimento, perché partecipare ai tag, a questo genere di iniziativa, crea un'atmosfera spassosa, rilassante e rilassata. Perciò mettetevi comodi che cominciamo. Le domande sono 10 e riguardano un po' tutto, sia i libri che gli autori preferiti, ma anche i booktubers preferiti e la mia vita da lettrice. Presenta i tuoi 3 autori preferiti. Prima domanda, e questa è facile, la partenza è facile. La mia triade, perché guarda caso è proprio una triade di autori preferiti, include Stephen King, ve ne ho parlato e straparlato fino alla nausea, è un autore che mi ha insegnato a vincere tutte quante le mie paure. Il secondo autore è J.K. Rowling, non sono citati in ordine di importanza. Il secondo autore è J.K. Rowling, J.K. Rowling perché anche questa cosa della mia vita la sapete benissimo, mi ha salvato in un'età già fragile di suo, è stata in grado di far riemergere in me quella voglia di vita, quella voglia di vivere e anche a rafforzare quell'ideale, quella fiducia nella magia, in una magia che non deve essere necessariamente lanciata con una bacchetta magica, con l'ausilio di una bacchetta magica, ma anche con l'ausilio di parole che possono diventare formule magiche. Il terzo autore, che rappresenta un capisaldo nella mia vita da lettrice e anche da scrittrice, è Neil Gaiman, perché Neil Gaiman, con la sua dirompenza creativa, con la sua forza immaginativa, ha sempre incarnato il prototipo, lo stereotipo, anche se poi lui dentro gli schemi ci sta pochissimo perché gli vanno stretti, lo stereotipo dello scrittore perfetto, dello scrittore che riesce in tutto, dello scrittore che sa avvalersi della quotidianità per cavare dalla normalità, dall'apparenza ordinaria delle cose, la loro magia intrinseca. La seconda domanda. Consigliaci 3 libri del tuo genere preferito. Il primo libro che voglio consigliarvi è sicuramente Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, in questa edizione di lusso, deluxe, è proprio il caso di dirlo, che mi ha regalato Fabio durante un Natale passato, sì, non ricordo esattamente quale. Perché consigliarvi Le cronache di Narnia? Perché è semplice, questo non è un romanzo, questo è un tentativo di evangelizzazione attraverso la narrativa fantastica, di quell'evangelizzazione che non deve per forza di cose investire l'ambito sacro, l'ambito religioso e spirituale, ma che può assurgere a una spiritualità diversa, a una spiritualità interiore, individuale e molto più intima, e che si spiega attraverso le avventure dei giovani fratelli Pevensey che finiscono in un armadio ed entrano nel regno di Narnia. Il secondo romanzo, non troverete nominata J.K. Rowling e Harry Potter perché l'ho fatto in tantissimi altri book tag, quindi cambiamo, altrimenti risulto sempre ripetitiva. Il secondo romanzo è Fablehaven di Brandon Mule, una saga ahimè interrotta. Questo è il primo volume, Il rifugio delle creature fantastiche, è una saga veramente dolce e tenera, che anche qui utilizza il viaggio, si serve del viaggio e della scoperta per risvegliare nell'animo del lettore, nell'animo dei due fratelli protagonisti, quel senso e quella suggestione per la meraviglia, per lo stupore delle cose che possono svelare alla vista dei misteri, degli incantamenti nascosti. Per ultimo voglio consigliarvi, lui è forse uno dei pionieri
della narrativa fantastica per ragazzi, di quella narrativa fantastica che però parla anche agli adulti, sa parlare agli adulti, perché poi è lì il bello vero del fantasy. La storia infinita di Michael Ende, perché ancora oggi resta una storia infinita. I capitoli, le avventure in cui si immedesima, si immerge Sebastiano in senso fisico e in senso metaforico, sono avventure che ancora oggi lettori moderni, lettori della nostra contemporaneità possono continuare a scrivere, possono preservare per garantire la sopravvivenza della specie. La luce è andata un po' via, però non importa, ce la facciamo andare bene lo stesso. Siamo arrivati alla terza domanda. Presenta i tuoi 3 booktubers preferiti. Questa è una domanda complicata, questa è una domanda ostica alla quale io trovo difficoltà a rispondere, perché sono più di 3 i miei booktubers preferiti che seguo con assiduità, di cui non mi perdo neanche una puntata, un video, perché sanno essere proprio delle risorse inesauribili, delle miniere di consigli letterari, suggerimenti, spunti per un arricchimento di coscienza. Però ho fatto una cernita e alla fine ne ho selezionati 3, quelli a cui sono anche più legata e affezionata caratterialmente. La prima è Chantal di Fairy with Hobbit Feet, perché lei è veramente, oltre ad essere una booktubers effervescente, che sa parlare di libri e sa farlo sempre con un sorriso e nel suo modo pimpante e contagioso, è anche un'amica, una grandissima amica, che mi ha messo la fissa di Akotar, solo per questo andrebbe osannata. Poi c'è Sissi del canale YouTube SissiTube, perché lei è l'incarnazione, la personificazione della dolcezza e della simpatia, e perché è stata illuminante in molti momenti della mia vita in cui non sapevo a chi chiedere conforto, e sono andata da lei che mi ha accolto subito con un abbraccio, che ha saputo rispondere anche alle domande più complesse, alle domande più articolate, a cui non sapevo rispondere nemmeno io. E poi la terza booktuber è Rebecca di Un libro è una cioccolata. Lei è una scoperta recente che ho fatto grazie a un passaparola che è partito da Mirko, che ringrazio, non finirò mai di manifestare la mia riconoscenza per questa tua dritta. Rebecca è una ragazza che dovete imparare a conoscere. Rebecca è una ragazza che non descriverò, perché si descrive da sola. Nelle sue video recensioni ci mette il cuore e arriva al lettore con prepotenza, con una irruenza fatta di bellezza, un'irruenza che è gentile allo stesso tempo, che è premurosa e rispettosa, e che ha un modo, una maniera di sviscerare i libri, di trattare gli autori, di argomentare una trama che io non ho visto in nessun altro booktubers fino ad adesso. E poi le sue letture sono molto simili al mio gusto letterario, alla mia sfera di genere narrativo più amata, prediletta, e quindi è nata e scoccata immediatamente una sintonia inesprimibile. Quinta domanda: qual è il tuo book tag preferito? Qui non saprei proprio dare una risposta, allora dico questo, perché dentro a questo book tag c'è un po' di tutto, c'è una mescolanza di quesiti, sia quelli che riguardano espressamente, esplicitamente il mio rapporto con i libri, che quesiti che si interessano degli autori o delle letture in cui bazzico spesso, che prediligo, scelgo con maggiore frequenza rispetto ad altre. Sesta domanda: 3 copertine che ti fanno brillare gli occhi ogni volta che le guardi. E anche qui c'è stato da scegliere, è stata un'impresa titanica, si è rivelata impossibile quasi, anche se niente è impossibile, e infatti alla fine una selezione è stata approntata. La prima copertina che voglio mostrarvi, e che ogni volta che mi capita di contemplare mi fa venire gli occhi luccicanti, è quella di George R.R. Martin del Trono di Spade in questa edizione deluxe, che ricalca la precedente che vi ho mostrato delle Cronache di Narnia. Sembra essere realizzata in pelle di drago, anche se finta pelle di drago, perché non si scuoiano i draghi, mai e poi mai.
e poi ha questi rilievi in filigrane dorate come che si affossano nelle squame, si intercorrono nelle scaglie di fondo e creando un effetto veramente sublime, anche a accarezzare la copertina, a scorrerci la mano, è rilassante, è piacevole e dà proprio l'impressione di essere il libro di una biblioteca arcaica che racchiude una storia epica, una storia monumentale. La seconda copertina è quella della nuova edizione di Harry Potter, che è stata realizzata, adesso vi dico subito da chi, da Kazuki Buishi e Jason Coffey. E io li ho tutti, grazie a Fabio che come sempre esaudisce ogni mio desiderio per un compleanno, non ricordo anche qui esattamente quale, mi ha fatto trovare tutti i libri di questa nuova edizione, che messi in fila hanno la scelta oltretutto della carta utilizzata per la copertina, rievoca la sensazione di toccare velluto, perché sì, non è la carta consueta, quella liscia o al massimo un po' ruvida, è un liscio setoso, cremoso, non so come descrivervelo. E oltre alle magnifiche illustrazioni che hanno una corposità, una tridimensionalità che pare di poter cadere dentro le copertine e camminare in diagonale insieme ad Hagrid, Harry e gli altri maghi, c'è il fatto che, allineati i libri, i dorsi di ciascun capitolo vanno a completare la figura del castello di Hogwarts, quindi è una doppia magia. Il terzo volume è quello di Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses. Adesso io ho prenotato Aquawar e Corton Wings and Ruins, che non vedo l'ora di leggere. Chantal per esempio lo ha già finito, come molti altri di voi ne sono sicura, e mi ha detto: Anita, ne vale la pena, è un libro confezionato perfettamente, un libro scritto perfettamente di cui non cambierei niente, che però per ogni capitolo ha un colpo di scena, per ogni capitolo o quasi, e c'è da soffrire. Molto bene, le premesse sono struggenti come piace a me, ruggenti e struggenti come piace a me. Quindi si comincerà col piede giusto, animo ferreo, cuore saldo e fazzoletti a portata di mano a gogo. Settima domanda, i tre personaggi che ti hanno cambiato la vita. Allora, ce ne sono tre, ma anche più di tre, perché durante il percorso della mia vita, durante il percorso degli anni della mia vita, che sono tutti diversi gli uni dagli altri, mi è capitato di incrociare il cammino con dei personaggi letterari che mi hanno stravolto in senso negativo o in senso positivo in relazione alla loro storia, quindi in base anche alla drammaticità o alla felicità vissuta nelle loro vicende, ma che più in generale hanno comunque rilasciato un effetto tonificante, hanno rilasciato un effetto positivo per la mia vita, perché hanno voluto insegnarmi qualcosa. Lo hanno fatto talvolta sottovoce, talvolta invece gridandomelo addosso, con rabbia, perché non c'era da spiegarlo, non c'era da dirlo in altro modo. Sicuramente la prima protagonista, eroina letteraria, a cui io devo anche una parte del mio pseudonimo, che ha rappresentato una svolta nella mia vita o un riferimento, è stata Anita Blake. Anita Blake è una cacciatrice di vampiri, lo fa per professione, ma è anche una profanatrice di tombe e una negromante. Come chiamarla? Lei si preoccupa di risvegliare i morti, ha questo potere per risolvere casi di omicidio che sono rimasti cold case, che sono rimasti irrisolti. Quindi la sua è una missione di grande responsabilità, è una missione per il bene della comunità, in una comunità dove convivono le forze del bene e le forze del male, il reale con il soprannaturale. Niente di troppo straordinario, di troppo audace, però
All'epoca, quando cominciai ad avventurarmi tra le pagine dei libri di Laurel K. Hamilton, che ne è l'autrice, quando ho cominciato a conoscere le peculiarità, le caratteristiche, i punti salienti della sua personalità, della sua persona, me ne sono innamorata, ne sono rimasta folgorata e ne ho ricevuto una carica. Ho capito come poter essere la persona che volevo essere, come poter tirare fuori quegli artigli che sentivo grattare dentro di me, smaniosi di mostrarsi al mondo, ma che io stessa reprimevo, quindi grazie ad Anita Blake. Il secondo personaggio a cui devo tanto è Piton di Harry Potter, perché Piton mi ha insegnato a non giudicare mai dalle apparenze, ma a darsi la possibilità e anche ad avere quella pazienza, a accumulare quell'attesa utile a scoprire meglio la persona, rispettando i suoi tempi e rispettando anche le sue modalità di presentazione, e che possono essere molteplici, magari alcune non condivisibili, ma hanno bisogno di essere rispettate perché sono un sacrosanto diritto di quella persona, di ogni individuo in generale. Quindi Piton è stato uno dei personaggi più belli dell'intera saga ed è stato il personaggio che più ha saputo donarmi, che più ha saputo lasciarmi in eredità. Il terzo personaggio che voglio menzionarvi è il Piccolo Principe. Il Piccolo Principe è un personaggio che recentemente è entrato nella lista dei miei protagonisti importanti, dei protagonisti importanti per la mia crescita personale, perché ne ho fatta una rilettura negli scorsi giorni e da lui ho capito come riprendere possesso di quella innocenza immacolata, di quella innocenza e di quella spontaneità che non ha a tante domande, ma non ha tante risposte complicate, ha risposte semplici. Si accontenta di risposte semplici perché nell'essenzialità delle cose che vivono, che giacciono le risposte migliori, le risposte che possono sbrogliare tutti i nostri dubbi, persino quelli più pesanti, i fardelli più pesanti da portare addosso. La domanda numero 8, ebook o cartaceo e perché? Indubbiamente è sempre e per sempre cartaceo, perché immaginate una stanza piena di libri e la gioia, quel senso di appagamento, quella contentezza che potrebbe regalarvi, che potrebbe consegnarvi soltanto alla vista, non vi dico poi alla lettura di ognuno di quei libri, però immaginate la stessa stanza vuota in penombra con un marchingegno elettronico sottilissimo messo lì di sbieco come unico ornamento, come unico riempimento di quella libreria, di quegli scaffali. Non vi viene un po', non vi scende un po' la tristezza? E poi perché un libro non si legge soltanto, ma in un libro si lascia qualcosa di se stessi che poi si può recuperare molto presto o molto lontano, ed è importante che lo si ritrovi raffermo nelle pagine, raggrumato lì in una goccia di lacrima rappresa oppure in uno sbafo di matita quando si stava sottolineando una frase cruciale, oppure in una macchia di caffè, oppure in un segnalibro lasciato lì in qualcosa, uno scontrino dimenticato all'interno delle pagine per caso, ma che poi ci fa sovvenire dei ricordi speciali per la nostra vita, il ricordo di una giornata. Quindi un libro è molto più di un libro, è un'esperienza sensoriale, un'esperienza vitale, interattiva. 9. Definisci la tua personalità bibliofila. La mia personalità bibliofila è molto semplice, ha dei connotati piuttosto lampanti. Io non posso resistere a una passeggiata in libreria almeno una volta al giorno, se non di più. Io non posso resistere al richiamo di un libro quando ne sento parlare, quando sia che magari sia insieme a dei miei amici e quindi in una conversazione in cui posso introdurmi, sia che stia origliando la conversazione di estranei. Allora mi apposto lì piano piano, quatta quatta e con la coda dell'occhio e l'orecchio teso,
sbircio, percepisco, assimilo la conversazione, magari senza introdurmi, o qualche volta se ne ritengo opportuna, se ritengo opportuna la cosa, anche introducendomi. Non posso resistere a una lettura giornaliera, anche soltanto di un rigo. Ho imparato ad accontentarmi anche soltanto di un rigo, perché a volte basta e avanza, da quel sollievo che altre cose non riescono a donarmi. Non riesco a rifiutare quell'abitudine, che potrebbe essere anche un vizio, però è un vizio troppo bello, è un vizio troppo saporito, troppo interessante per abbandonarlo. Non posso rifiutarmi all'abitudine di aprire un libro e annusarne la carta, perché ogni carta ha la sua fragranza, il suo aroma caratteristico, che poi la mia mente associa, crea dei nuovi collegamenti sinaptici e io, non lo so, invento storie su quel libro che poi molte delle volte si rivelano veritiere, altre volte invece si rivelano un po' troppo immaginate, però va bene lo stesso, è un gioco divertentissimo a cui non rinuncerò mai. E poi io ai libri ci parlo come se fossero degli amici. Tante volte io mi fermo davanti alla libreria di casa, sto lì a fissarla, a rimirarla, e scambio dei dialoghi, scambio delle battute. Mamma poi si affaccia, mi ritiene un po' fuori di zucca, mia sorella che non perde tempo a sbeffeggiarmi, anche se in maniera ovviamente bonaria, benevola, però mi piace perché c'è questo rapporto, questo legame vivo, non è un legame morto, è un legame vivo, pulsante, che si contorna, si incornicia di tanti dettagli che io porto e riporto durante le mie giornate, che lascio lì, frammenti della mia quotidianità, frammenti della mia realtà che voglio incastonare in qualcosa, e lo faccio nelle parole di autori che ho già letto o che ancora devo leggere, perché so che loro, in loro ci sarà un rifugio sicuro per quei miei ricordi, per quelle mie solitudini o per quelle mie esondazioni di pensiero, esondazioni di sentimento. L'ultima domanda: raccontaci cosa fai quando entri in libreria per scegliere un nuovo libro. Essenzialmente niente, tendenzialmente niente, a meno che non abbia già dei titoli precisi da andare a recuperare, anche se la maggior parte delle volte, pur entrando con una lista già redatta, esco fuori con altri libri aggiunti che non erano presenti in quell'elenco. Ma sorvoliamo, qui squiglie ragazzi, non preoccupiamoci. Quando entro in libreria, la prima cosa che faccio è attivare i miei radar sensoriali, che sono quelle orecchie interiori, quella vista interiore che mi aiuta a sintonizzarmi sulla frequenza dei libri, di quella voce che scaturisce dai libri, che è una voce sottilissima, è un sussurro, però per l'animo aperto e disponibile come quello di noi lettori, è un sussurro che ha un'eco pazzesca, ha un'eco inimmaginabile, che si percuote e ripercuote dentro ogni spazio, ogni intercapedine della nostra interiorità e della nostra anche fisicità, esteriorità. Quindi una volta poi recepita la voce del libro, mi avvicino, vi faccio scorrere le dita, i polpastrelli, perché devo assaggiare la consistenza della carta, la sensazione che ne ricevo al tocco di ogni volume, mi perdo nei titoli, faccio un po' la trapezista, l'acrobata quando entro in libreria, mi sposto zampetto saltello da una parte all'altra, girovago, piroetto tra gli scaffali. Mi piace considerarla una danza, mi piace considerarla un rituale, lo faccio in maniera discreta, o a volte magari non me ne sarò neanche accorta e l'avrò fatto in maniera un po' evidente, ma chi se ne importa? Sono gestualità uniche, sono gestualità che dovrebbero essere esternate con un po' più di coraggio e meno vergogna, visto che non si compie crimine a manifestare questo tipo di gioia. E poi apro il libro, la prima cosa che faccio è annusarlo, sniffarlo un bel po', capire se è di qualità buona, se è roba ottima, di prima categoria, raffinata, di raffinata scelta. Dopodiché o mi lascio ammaliare dall'incipit, oppure ne leggo la trama, c'è una parola che risveglia qualcosa dal torpore dei miei ricordi del passato o di un futuro prossimo che ancora deve avverarsi, perché può succedere,
E lì poi la magia accade, l'amore sboccia e io devo portare in casa il libro a tutti i costi perché non lo lascio lì, non se ne parla, devo portarlo a casa e tenerlo con me. Un po' me lo coccolo, lo tengo sulla scrivania per un po' di tempo, dopodiché va a finire in un posto accuratamente scelto insieme agli altri fratelli e sorelle della mia libreria. Bene amici, questo video book tag strampalatissimo finisce qui, spero che vi abbia incuriositi come al solito, aspetto le vostre risposte, i vostri video di risposta a questa iniziativa. Ringrazio ancora Francesco e ci vediamo alla prossima. Dalla vostra Anita Book è tutto, fate come sempre milioni di strabilianti letture. Ciao ciao amici, ciao ciao!